Pronti? Ci siamo? Episodio 17. Questa volta sono sicuro perché stavo controllando i video vecchi e se dovremmo essere appunto bravissimo il suggerimento, l'isola. Stiamo andando all'isola dei Serafiti perché Lev è partito con la barchetta. E dopo aver superato il porto, chi c'era al porto ad aspettarci? C'era il buon Tommy che ci cecchinava. E abbiamo perso il buon Manny, amico di Abby, durante l'impresa, che il poverino è morto così nessuno gli ha detto più niente. E grazie a Yara riusciamo a buttare Tommy nell'acqua e sconfiggerlo, così da poter prendere la barca e raggiungere l'isola dei Serafiti. Se c'è ancora un po' di tempo del caricamento, volevo dire che sempre na di Naughty Dog si parla. Ieri sono stato a vedere il film The Uncharted. E devo dire che non è malvagio, se uno non ha pregiudizi, ovvio che i protagonisti sono caratterizzati differentemente, anche esteticamente, però il film Dove non è sono? male. Niente guardie. Non usano quest'area dell'isola. Non è male, intanto che sistemo il microfono, non è male perché comunque il suo lavoro l'ha fatto, ti intrattiene per poco meno di 2 ore, perché quella è la durata, 116 minuti, Guardie, la barca divertente. di legno. Ecco la barca di Dobbiamo legno. raggiungerla. Sai dove sta andando? A casa. Vuole trovare nostra madre. Quanto è lontano? Sull'altro lato. Merda. E la vostra gente? Conosco vie secondarie. Non ci vedranno. Sicura che i lupi attaccheranno stanotte? Sì, me l'ha detto il mio amico. Vogliono usare la tempesta come copertura. A meno che Isaac cambi idea. Il tuo capo, Isaac, che cosa vuole? Mettere fine alla guerra. Ma a quale costo? Ormai è pronto a tutto. Qua è un Guardie, pezzo molto pensi di tosto. poterti arrampicare? È l'aria più veloce. Però sicuramente troveremo delle gabole per defilarci senza utilizzare troppe risorse. Comunque sì, ci sono nel film che dicevo prima di Uncharted molti Uncharted moment. E sì, la storia è originale, è da considerarsi una saga a parte perché abbiamo Nathan Drake ancora molto giovane. Secondo me è abbastanza valido e divertente. Tanto alla fine anche il primo Uncharted cos'era? Abby, fatto Sì, scorta. faccio Non scorta un si sa mai. attimo e finisco di dire che praticamente quando io giocai al primo Uncharted, quello che pensai fu che insomma, è tipo un film della domenica, di quelli, non so se avete mai visto, del ciclo, per il ciclo Fantastica Avventura che davano su Italia 1. Che c'è il tesoro, il cattivo, così. Dopo il 2, il 3 e il 4 si sono evoluti in maniera assurda, eccetera, eccetera. Adesso non stiamo parlando di tutti Uncharted, e il film comunque ricorda uno di quei film della domenica, ma molto bello e ad alto budget. Li conosci? Li ho visti in giro. Mi dispiace per i tuoi amici. Era destino. Questo cos'era? Abby, Dimmi. perché ci stai aiutando? Me l'ha chiesto anche lei. Perché non meritate tutto questo. E poi ne avevo bisogno. Dovevo farlo. Dovevo farlo in che senso? Perché si sente in colpa per quello che ha fatto Joel. Non lo so. Per far abbuonire gli hater di Abby. No, Uno vabbè, comunque questo è stato dei scritto vostri prima. Bello. villaggi. No, quello è. Il nostro è nell'entroterra. Non ti fermare. Potrebbero vederti. No, dico che l'abbiano fatto per abbonire i futuri hater di Abby, no, non penso. Qui tutti hanno fatto scelte sbagliate, come abbiamo ripetuto io nei primi capitoli. Oh no. Che succede? È il segnale d'allarme. La tua gente è qui. Arriva.
un'altra isola in allerta, dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Oggi se ce la facciamo, facciamo un bel pezzetto. Seguimi. Le persone vivono qui. Migliaia. I soldati. E siamo la metà del sistema. Cosa faranno gli altri quando arriverà la mia? Alcuni scapperanno, i più combatteranno. Guarda che bello con la grafica così. Quanto è tosta Yara, un braccio solo, pistola, cappuccio. Dove sono tutti? A combattere. Sì, questo mi ricordo che è il primo, diciamo, centro abitato e in verità disabitato per poter raccogliere qualche risorsa. Infatti un pistolammo. Uno solo proprio. E per finire su Uncharted volevo dire che uscendo dal cinema spiegavo appunto che essendo un film appunto non capolavoro, i nemici erano più belli sui videogame, cioè sul videogame abbiamo dei villain fantastici, invece sul film, insomma, lasciano il tempo che trovano, proprio appunto come il classico film d'avventura domenicale. Quasi che lo faccio questo. Il nastro mi serve per altro, le forbici non mi servono per altro, sì dai, giusto per usare questa abilità. Andiamo. Che la sua luce ci guidi nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce. Che cos'è? Una frase che diceva mio padre. Arrivare lassù. Vabbè, che problema c'è? Sa di quanti punti mi ha fatto salire l'ascia riparandola, ma era già bella messa male. Giù, giù. Portatele al rifugio, presto! Si mette male. Come usciamo da qui? La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce. Sì, va attraversato. Perfetto. Andiamo. Manco faccio apposta. Vuol dire che sappiamo già dove uscire. E qua inizia il livello, perfetto. Solo nella paura possiamo trovare la vera forza. Lo sarà per i tuoi fratelli e la tua terra. Oh. Quasi quasi.
Ops, mi stava per sgamare. Io ho paura da dietro. Ecco questo. Dove vuole andare? Io vorrei andare lì sotto e andare via. No, l'acqua non ne ho troppa voglia, perché sicuramente ci sono dei passaggi sott'acqua, ma... Ah, che bel livello col ponticello. Qua ne abbiamo uno lì, anzi tre. Uno, però quel problema è quello sopra. Guarda, qua come fai, caspiterina. Adesso è vero che faccio tutta sta fatica, poi sbaglio, bisogna rifare a capo, però vabbè, un attimino ci pensiamo. Porca miseria! Ma cavoli! Niente, due colpi secchi. E tanto qua bisogna essere lesti e che cavolo! Fammi pensare, magari si può andare direttamente di là. No. Vediamo se si può andare direttamente da questo. Spero di risparmiare tempo. Sì, se no toccava aspettare tutto. Qua dovrebbe essere abbastanza corretto. Non ci vede lei in teoria. Ma non è facile, forse dovrei aspettare lei alla segheria se sbaglio. Aspetta, Yara, fammi un po' di spazio. Mamma mia, quella dove è andata, non si sa. Quella ha fatto il giro intanto. No, so tantissimo. Quella telecamera spostata in quella maniera. Oh,
Oh, 3 kill mi ha fatto fare quest'ascia. E ancora è buona, eh. Una mazza! La tua destra! No, ho sbagliato perché volevo... Oh, ma sono tantissimi, cavolo. Abbiamo usato solo l'ascia. Solo, eh. Un'ascia potenziata. Io sento dalle cuffie che sono di qua, però, eh. Ma comunque, secondo me, è andata... Nonostante ci abbiano sgamati, non è andata male. Perché sono arrivati tutti lì nell'angolino. Abbiamo usato l'attacco a sorpresa, perché furtivo non si può dire, non lo si può chiamare furtivo. Ah, ma visto, ma caspita. Però un po' sono contento perché almeno si smuovono. Ah, c'è il cecchino. Secondo me sono rimasti solo loro. Guarda, io potrei anche fare... Oh, mamma mia. Ho preso un colpo. Mi sta battendo il cuore, Dio boh. Ah, guarda, guarda, no, ce ne sono diversi ancora. Aspetta, fammi dire una cosa. Non m'ha visto, no? No, loro stanno ancora guardando lì, ma se io passassi tipo qui, no? Scusate, faccio un po' freddo anche oggi, piove, no, almeno non piove, ma... Guardalo, ma è pieno o è sempre quella? Io mi ricordo la prima volta sono passato da di qua direttamente. Sgamati. A me va bene, per carità, nel senso non... Finché ci rimangono pochi nemici. No, però adesso lei è in modalità punta e clic. Nel senso che come esco mi shot. Non vedo nessuno. Oh, perfetto. Chi è che era? Era qualcuno qui, no? Adesso noi usiamo... Passiamo da di qua. Solo che non la vedo, capito? Ah, è lì, ok. Cosa? Surprise! Aia, oh! Oh, e te? Mamma mia! Surprise! Oh, c'è anche eventualmente un'altra arma.
Oh, bene o male, dai. Oh, mamma mia. Cioè, tutti così li abbiamo ammazzati. Poi se ci danno ogni volta un'arma nuova. Quella non è Yara, però. Cattivissimi siamo stati. Abbiamo martoriati tutti, incredibile. Però almeno abbiamo fatto un po' di action. In verità potrei usare diverse risorse, perché non vorrei dire, ma questo, dopo questo arco siamo al giorno 3. E niente. Ah, sono lì. Cosa volete fare? Quasi lancerei una bombetta così. No. Ho sgamato subito. Avessi fatto qualcosa. C'era la scala lì, ma. E se uno fosse passato. Chi è? Mamma mia, non mi fate prendere sti colpi. Poi questo che tentativo è il secondo, dai, buono. Non mi ha visto, cioè, mi hanno visto per molto meno. Madonna, Yara, mi fai prendere i colpi. Poi questi riflessi mi fanno pensare. Ah, ce n'è uno lì. Questo c'ha il fucile, non posso rischiare, eh. Bella questa. Abby e le aggressioni. Forse siamo al sicuro. È stato pazzesco. Veramente. Ci stiamo avvicinando. Abbiamo fatto un massacrone. Perché questi erano abbastanza semplici. Più che altro lo scenario era molto favorevole a noi. Infatti, non sembra neanche realismo. Li abbiamo seccati tutti. Stavo di qua, mi ricordo c'era una scala per salire, quindi. Perché alla fine di Johnson, risorse ne arriva. abbiamo. Sì, arrivo, eh. Invece per chi magari voleva fare lo stealth, consiglio di fare. Iniziare come me, poi arrivare qua, aspettare il secondo, poi fare uno speedrun qua sotto, circa, fa una roba del genere. Però vedi, anche così non è che. Oppla. Perché ricordiamo, se premi quadrato e loro non lo sanno, è insta-kill. Però fai rumore, ovviamente. Però noi abbiamo già. Noi avevamo il profilo Porca basso. merda. Lei ci proteggerà. Yara, dobbiamo muoverci. Guarda lì. Isaac, che stai facendo?
diamo loro quel che meritano. Sopravviveremo grazie al suo amore. Però, però. E adesso? Tagliamo dal capanno più avanti. Yara, al campo dei taglialegni. Dove stavano portando i bambini? Abbiamo rifugio ovunque. Se le cose si mettono male, li evacuiamo dall'isola. Bene. Eravamo pronti a questo giorno. Meno male. Prendi tutto e... Ok. Qua c'era qualcosa di figo. No. Sì. I turni, questi erano i turni, a 9 di Jared, Mary, Pete. Pistolammo, attenzione. Siamo riusciti a fare un caricatore intero, può darsi di sì. Io non so se queste pistole effettivamente esistono. È una semiautomatica con 7 colpi. Orca miseria. Cosa fa? Manco fosse... Boh. Dai, per 3 non ho l'energia massima e comunque il gioco è quasi finito con la buona Ellie. Pronta? Sì. La buona, per modo di dire. Impestata. Ah, sto pezzo mi ricordo. Oracolo, ascolta la mia preghiera. Muore una guerriera forte e coraggiosa prima di assistere al massacro di suo marito Harry e alla sua pattuglia per mano di lupi. Ora si sveglia urlando e si spaventa al minimo rumore. Diamine. Minchia. Vabbè. Vabbè, è andata in automatico qui. Belli questi. No, non volevo ridicolizzare questi. È un bel... cioè molto fatto bene questo culto. Qua se non sbaglio c'era un'arma, qualcosa di utile mi ricordo. Bla bla bla, purtroppo qua è una run realismo, non ci perdi... Oh, attenzione! Possiamo avere health max. Yes. Poi il resto, boh, potrei fare questo se proprio ne trovo altri 30, stabilità, precisione, ma tanto ti dico, sta finendo, ci sono altre 2 o 3 battaglie e poi è fatta. Anche se sto pezzo mi è piaciuto, addirittura al massimo di balestra, scandaloso. Allora a sto punto aumento la capacità. Ah, la stabilità non ce l'ha. Poi mi ricordo che c'era la capacità che metteva le frecce in un... Sai che ti dico? Facciamo la stabilità di questo, allora. Esatto, c'è il calcio nuovo. Posso farne altri 9, che tanto alla fine ti dico non cambia troppo, nel senso bisogna essere proprio essenziale. No, ma adesso sai cosa faccio? Visto che se c'è il pezzo che penso io, usiamo parecchi il oggetti. Il villaggio è dall'altra parte dei campi. Perfetto. Ok, esatto. Io proprio i campi volevo. Uso tutto. Ecco, sta battaglia qua, io uso tutto, allora. Anche se sono tentato di passare di qua a stealth. Lo Space Needle? Cosa? Sì, la vedo. Lo Space Needle.
No, è quello big. Però se quello big mica muore con una balestrata. Meglio tornare qua dov'ero e provare un colpo. Non proprio l'idea che ha. Mezzo ai campi. Ci tengo a sapere, far sapere che anche da noi c'è un campo di mais dove ci fanno dei giochi ogni tanto. Insomma, abbiamo visto che la freccia non è l'ideale per i big. Scusa, se io esco da qua, no? Per me abbiamo fallito, insomma, come capita, capita, perché i big, i tag grossi, tipo gli sgherri, i tag, no? Com'è che si può dire? Sono immuni a queste cose, però penso che col fucile da caccia morivano, perché se no chi cavolo sei? Aia. Cavolo, io ero sicuro di averla presa in testa, cavolo, ho mirato. E da qui addirittura un checkpoint, ma non me lo meritavo, sinceramente. Non me lo meritavo. Dove va? Volevo cecchinarti. Va bene. Non è morta, vero? Era per fare dei tentativi. Comunque era un bel tiro, pensavo. Non era facile, però pensavo funzionasse. Voglio fare una prova. No! Ho sbagliato perché non mi ricordo dove è l'uscita. Ok, l'uscita è qua dietro, infatti. Ho sbagliato io, giustamente. Volevo solo, non mi ricordavo, volevo solo riconfermare dove fosse l'uscita di questo combattimento. Addirittura un checkpoint qui, né, che mi fai piacere, anzi, mi fai peggio. Forse se me l'hanno dato è perché. Oh, ma tanto me lo vogliono fa. Me lo vogliono far fare tutto stealth. Guarda quello.
Mamma mia, Yara, mi fai spaventare. La pagherai cara, Yara. Dai, vieni qui se c'hai il coraggio. Ma oh! Dobbiamo fare un po' così. No, dal buio non si capisce, cioè, avevo visto che attaccava, ma ho detto, ma dai, non è quello forte, posso attaccare, posso incalzare anch'io. Ecco, fa questa la sgozza, mi sono stufato. Mi piace che mentre fai questa animazione lunga ti puoi premere indietro e quella è arrivata lì. Io penso che si possa prendere. Tanto qua è pieno di banchi. Basta che non mi vede quello. Io posso già girare qui. Questo mi dà fastidio parecchio. Pomidori. Cioè, per dire, boh, sto pezzo è stato molto più semplice di chissà cosa, boh. Aia, ma dov'era? Cos'è sta sessione che tipo mi dice? Madonna, Ian, non mi fa confondere. Solo lei ci ha visti però, eh? No. Va bene. Oh, ma arrivano. No, ma adesso che arrivano tutti qui. Sì, comunque devo uscire da lì, mi pare. Sì, però, cavolo, mi hanno visto proprio. Sì, quel pezzo non correvo. Può essere che vincevo direttamente. Ah, ok, bella. Mi hanno dato il checkpoint qui. Fanculo. Qua devo andare. Però prima devo fare per forza l'animazione questa. Ma
Comunque che sfiga che mi ha visto quella. Vabbè dai, alla fine è andata. Sempre qui. una partita Andiamo. molto grezza. Come va il braccio? Fa male. Quale braccio dovevo dire? Di qua. Snack. Ah, vero, manco mi ha contato la... Cavolo, ed è finita, c'ho ancora un botto di munizioni. Questa. Ho provato a fermarla. Volevo solo spingerla via. E ha urtato il tavolo. Ascolta, Chiara. Tu stavi solo cercando di difenderti. Non hai fatto niente di male. Andrà tutto bene, te lo prometto. Voglio andare via. Yara, io non avrei dovuto. Va tutto bene. Ti abbiamo trovato. Forza. Che succede? I lupi hanno invaso l'isola. Andrà tutto bene. Lei ci protegge. Non dovremmo tornare alla battaglia. No, laggiù in furia la battaglia. Stanno combattendo ovunque. Ci sono molte barche a Evelyn. Pensavo proprio a questo. Tagliamo dalla città vecchia. Niente strade principali. È lontana, Evan. Sì, ma è la soluzione migliore. Continua a seguirci. Fate strada. E siamo al team al completo. E hai visto chi era? Per i lupi. Sì. Forse è meglio aver risparmiato un po' perché mi sono ricordato una cosa. Qui sono delle pasticche essenziali per le ultime fasi, perché qua abbiamo fatto tutto. Pugnale non ci interessa. Cartuccia incendiaria, capirai. Io farei questo, che aumenta in generale tutto. Siamo più stabili. Ah beh, perché proprio il mirino è più piccolo, fighissimo. Va il braccio. Bene. Sono solo stanca. Chiara. Mamma credeva con tutto il cuore. Lo so. Allora, perché è andata così? La fede non rende immortale. La vita è segnata da perdite. Ma la fede aiuta a trovare la forza per reagire al dolore. Lei ci guida. In fondo alla strada.
sotto la porta. Presto. Oh, una bottiglia. Quelle persone hanno bisogno d'aiuto. Non possiamo fare niente. Lo so. Stammi vicino. Ok. Oddio. Non possiamo restare qui. Lei. Abby. Di qua. Alcol esplosivo per fare le cartucce incendiarie, sì, erano molto utili contro gli infetti, ma mi sa che in st'isola non ci sono gli infetti. Sì, proviamo a cambiare strada. Il vicolo dall'altra parte. Vai. Aiutarci. Sicuro. Coraggio. I lupi sono ancora qui. Non lo so. Non fermarti. Sono indeciso se fare tutta l'isola di fila o separarla in due episodi, però dopo va troppo per le lunghe. Io oggi faccio tutta l'isola, anche perché non dura tantissimo, eh. Cioè non vorrei dire, ma non c'è rimasto molto. Adesso c'è un pezzo. Siamo a metà, diciamo. Ce la fate? Nessun segno. Perfetto. Di qua. Ne ho uno. Yara! Yara! Yara, alzati! No. Yara, ti prego! Lev, dobbiamo andare. No! 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 Vedo qualcuno! Non posso lasciarla qui! Indietro! Gettala! Subito! Porca troia! Abby, ho detto indietro! State fermi! Isaac. Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello lì dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è dei loro, ti prego. Abby, spostati. Cristo, è solo un bambino. Ti do 3 secondi per allontanarti da quella iena. Uno. Vuoi spararmi? 2. Non mi sposto, cazzo. E... No! Oh, che cazzo? Sparale! Sei tu la mia gente. Ascolta, dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare, ok?
Ok. Ok, seguimi. Esatto, qua potremmo dire di voler stoppare, ma facciamo l'isola tutto di fila perché è un pezzo importante e voglio passare oltre. Ho già quello che serve. Anche Yara ci ha lasciato, tutte queste morti improvvise sono sempre molto forti. Adesso noi, come già da un po', non siamo né iene né lupi, non ci interessa la loro scaramuccia di conquista. Ormai Abby è molto affezionato a lei, affezionata a lei. Ma anche Owen, tanto per voler andare via. Io di questa battaglia ho un po' paura perché ho avuto difficoltà, ma siccome ho molte risorse, non me ne frega niente. Lì a sinistra! Aia! Questa non l'ho vista proprio. Mi curo un pochino. Lev, tu come stai? Surprise! Oh! Bravissimo Lev, bravissimo, bellissima la scena, grande, grande. Facciamo vedere chi comanda in battaglia qua. Tanto le risorse le abbiamo, ne abbiamo manco usato tanto, cioè non abbiamo usato niente. Volevo cecchinare quello. Mamma mia, pareva. So tanti, questi, so tanti un bel po'. Uno è lì, un altro è lì. Non si vede una mazza. Perché anche dall'alto, vedi, ci controllano. Che volevo passare qua se possibile. Ce n'è uno qua sicuro. Fare un po' la ra. La tua sinistra!
Ma scusa, non è morto. No, era stato bellissimo, solo che non ho capito a una certa. Quello è inciampato, no? Gli ho sparato, non ha subito danno, mi pare strano. Da capo. Eccola qui! Sì, vieni pure. Tanto il fianco devi andare là, te vedo, eh. Ah no, invece c'è un fianco qui, mamma mia. Dai, venite, venite. Aia. Dove sono Lev? L'hai visti? Non ha scampo! Come hanno fatto a fuggire? One punch! C'ho aggressione attiva. Dai, venite tutti! Dai, venite tutti, vi massacro! Dai, venite qui se ci avete il coraggio. Qua è il top, però non mi accorgo mai quando si è... Ah, eccolo, uno è qua. No, no, perché non ha fatto? Non mi ha fatto l'animazione giusta, vabbè. Scusami. Dai, dai, vieni, vieni, non aver paura. Surprise, ma non si può dire. Di questi colpetti vagani. Vabbè, i primi tutti così li... Lascia, grazie. Accetta l'accetta. Lasciami lascia e accetta l'accetta. Questa è la mossa segreta. Chi ha commentato? Grazie amico. Cosa mi hai detto di bello? Non ho la chat sotto mano. Ma dal level design, che roba bella. Dove sono? Non si vede niente. Dov'è il mirino? Non si vede niente con questo filtro, dannazione. Vabbè, è un bel tiro questo, eh. Però ne ho una marea, 5 frecce sono più che sufficienti. Devo essere loro. Vado a controllarli.
Oh, non mi raccogli questo? Ok! Fa male, la pistola questa. È qui con quella piccola iena. Questa ammazza con un colpo, cioè voglio dire, cosa pensavate di fare? Lev, tu coprimi le spalle, che questo... Che questo... Oh, porca miseria. Mi ha preso un colpo, veramente. Cavolo, non l'ho sentito, veramente. Comunque molto easy e anche molto divertente questa battaglia. Diciamo è l'ultima tosta da quel che ricordi. Vieni fuori, Eddie, e facciamola finita. Grande Lev. Grande Lev. Poi in verità da qua potrei fare dei numeri. Cioè non si vede niente, non si vede. Ah, ok. L'importante è che è morto, non ci interessa come. No, non è morto. Ora sì. Mamma mia, violentissimo. American History X, praticamente. Cioè io non mi sento braccato, mi sento che sono tipo Rambo, cioè sono loro che devono avere paura. Sono in modalità aggressione, perfetto. Slancio, ha solo una extra me la fa fare. Io pensavo che era in combo, invece solo due, sennò era troppo forte magari. Ma sì, bombe tubo all'hotel. Mi spiace per la balestra, guarda, avrei voluto far meglio.
non so, non ce ne sono davvero essere rimasti molti. Tanto quello là l'ho già sconfitto, che sia rimasta solo lei. Eh sì, mi sa che poverina. Ah no, un altro di quel pezzo laggiù, va bene, va bene. Mila e Shiro. Ah, da lì dove sono. No. Devo usare questo. Bello, headshot. Abbiamo usato di tutto, ma tanto... Sei ancora con me? Sì. Arriviamo all'uscita. Ok, let's go. Sì, mi dispiace per quelle frecce un po' così. Io volevo sempre fare dei colpi precisi, ma... Qua non si vede proprio. Sì, anche questo era skippabile, vediamo. Ah, però questi li volevo uccidere, mi dispiace. Senti come infuria la battaglia. Mi prende quella scala. Qui dentro. Siamo a posto, 49. Dai, per uno non posso prendere i kit medici potenziati. Un attimo, volevo dire. Sì, ma cosa mi serve? Niente, dai. Sì, ma non... Vabbè, dai, diamo un occhio veloce giusto per capire se... Cosa c'è qui? Di questo niente posso fare. Lo spegni fiamma così, bello. Si poteva fare anche tutta... Bellissimo. Oh mio Dio. Quella è Eren. Sì. Quello che ne resta. Lev, dove sono le barche? Al molo. Oltre agli incendi. Ci conviene andare prima che le prendano tutte, giusto? Sì. Non moriremo su quest'isola. Lo so. Dobbiamo scendere laggiù.
Che bel thumbnail. Speriamo che mi suggerisca questo quando lo caricherò su YouTube. Andiamo. Mamma mia, questa qua. Segui i punti di pietra. Ok. Vieni, seguimi. Tanto qui tocca passarci. Quindi mi vedono. Quando mai? Avviciniamoci! Ma come ha fatto a colpirmi? Aia, ma chi c'era? C'è un modo per passare quassù, no? Non credo. Io mi ricordo, son pa ho fatto... Ho fatto il giro più largo, mi ricordo. Sono andato dritto qua. Però non ci interessa. Fatevi i cavoli vostri, voi. Addirittura neanche ci qua, non ci vedono. Ah no, sono già morti, te. Sono in trappola! Non devono circondarci! Questa la faccio gratis. Bella, così a gratis. Vediamo chi vince tra questi due. Io. Ah, quello l'ho sconfitto con lo silenziatore da lontano, ottima.
diciamo. Ma io penso che se tu già entri qui dentro è finita. Abbiamo. Cos'è? Secondo, terzo tentativo già abbiamo fatto, a meno che re non ci sorprende qualcuno. Lev quello, pensavo. E quindi? Sì, è stato un bel tentativo, sì. Chi c'è rimasto fondamentalmente? Qua andiamo troppo all'esterno, non mi va. Io voglio vedere qui dentro chi è rimasto. Lev mi fa un po' di spazio. Perfetto. Non abbassare la guardia. Sì, in effetti non è troppo lungo. Infatti lo chiamo l'isola, battaglia all'isola. Ho un'idea anch'io. Usiamo quel cavallo. Lev, andiamo. Sai cavalcare? Infatti non dura tanto sto pezzo. Vai, let's go. Siamo già in pezzo bellissimo. Fare il west praticamente. Via via via. Oltre la collina. Guarda che roba. Mi piace aver ucciso il cavallo. Anche questo è un bel thumbnail, ma quello di prima di quell'era. Sì, ma qui a lei non bisogna badare a spese, perché andiamo. è finita. Com'è? Qua dietro per forza? Cavoli, potevo fare le ultime due bombe serie, vabbè, non importa. Due saranno più che sufficienti. Perché qui alla fine uno dice...
tutti contro di noi adesso mi sembra eccessivo. No, ho fatto quell'animazione strampalata. Non deve rimanere vivo nessuno! Uccidiamo nessuno! Ma come? Qua invece bisogna andare piano e fa un massacrone per forza, perché anche se sono distratti dalla loro guerra non sono poi così distratti. O aspettiamo che si ammazza. Ecco cos'è. Ah, ecco cosa serve la pistola da caccia per fare tutto quest'ultimo pezzo. Ho deciso così. Non deve rimanere vivo nessuno. Fagli male. Quello muore in teoria, se va bene. Quello muore, mi sa. Come fa a sapere che sono qua dietro? È Lily! Vanno fuori! È un casino qua. Tanto questo è one shot in ogni caso e ne ho. Ah, ricordiamo che ci abbiamo anche il pompa, eh. Lei ci salverà. Sarà per uscire. Bruciate all'inferno. Lanciafiamme ci abbiamo. Oh, ma ha detto alleati tutti contro di me, ma che roba. Oh, guarda, chi è? Come l'ho finiti questi? Incredibile.
Via, 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 via. Lo so. L'abbiamo fatto molto bene a fare l'isola tutta in un botto, perché il video non è... era un'ora e mezza. Aia. Arrivo. Arrivo Lev. Maledetto. La combo da tre, lo sapevo. Ti credi forte? Via, via.
siamo partiti in due. Dovevamo tornare in tre, ma siamo tornati comunque in due. Acquario giorno 3. Cos'era successo? Non stiamo sotto la pioggia. Sì. Diavolo. Ma... Stammi dietro. Attenta. La mappa che era caduta a Ellie. Che si fa quando lo troviamo? Prima pensiamo a come entrare. Ma ci pensiamo la prossima volta.
Abby, grazie alla mappa, ha potuto capire dove si nascondono gli assassini dei suoi amici. Abbiamo già parlato di vendetta, abbiamo visto che entrambe le protagoniste non si fermano e innescano questo circolo di uccisioni. Ma vedremo la prossima volta con più calma. Grazie per essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima.